Antonio Ferraioli, amministratore delegato di Renecauville, in occasione di questa nuova edizione della Fashion Week milanese. Innanzitutto le chiederei un po' un bilancio generale del vostro settore in un momento storico e culturale, senz'altro sui generis, ecco, insomma, Particolare, direi. particolare. Beh, noi siamo usciti da un 2023 che ha rappresentato per noi il record storico di vendite di tutta l'azienda di tutti i tempi. È stato veramente un segnale molto importante della capacità dell'azienda anche a livello industriale, perché un prodotto come questo non nasce dal nulla, è complesso e quindi ha bisogno di una filiera produttiva molto valida e quindi abbiamo dovuto fare grandi sforzi. Ovviamente piccola, con una filiera produttiva d'eccellenza interamente ubicata in Italia, corretto? Assolutamente made in Italy, ma direi a chilometro zero, io la chiamo a chilometro zero, nel senso che i nostri fornitori sono tutti della Riviera del Brenta, quindi tutto ciò che esce dalla nostra azienda è prodotto in loco, quindi poco distante. Quanto pesa oggi nell'esito finale del vostro prodotto la componente artigianale, quello che è ancora il fatto a mano? E poi le chiederei anche se siete pronti per un eventuale ricambio generazionale, perché si sa che in quelle che sono un po' le antiche professioni siamo arrivati ad un momento in cui Certo. è necessario il subentro delle nuove generazioni. Beh, la scarpa di per sé è un prodotto altamente artigianale, soprattutto parliamo di ovviamente scarpe da donna con tacco, non può essere prodotto industrialmente, quindi di suo è già un prodotto molto artigianale. Questo lo è ancora di più perché, come vedete, c'è una profusione di brillanti e tutte cose che vengono applicate a mano, ricami che sono esclusivamente fatti a mano. Quindi la componente artigianale direi che pesa molto molto. Per quanto riguarda il ricambio generazionale, le dico, il nostro personale, noi abbiamo in fabbrica una media di età che sfiora i 40 anni, per cui abbiamo Già stato persone, il ricambio. in parte c'è stato, abbiamo persone che collaborano con il Cavalier Cavoville da 60 anni. Sono entrate in azienda, erano ragazzine, e lavorano tuttora in azienda. Queste hanno permesso di trasmettere quella capacità di saper fare alle nuove leve. Donadoni, direttore creativo di Colombo Milano dal 1937, non tu direttore creativo dal No. 1937, però diamo un peso, anche uno spessore a questo brand che insomma è protagonista in questo settore da tantissimo tempo. Come ci siete riusciti? Sì, assolutamente. La Colombo Milano ha un atelier qui alle porte di Milano. Ha un laboratorio tutto suo e tutto ciò che vedete nel negozio è prodotto completamente all'interno dell'azienda. Per cui è tutto rigorosamente made in Italy, è tutto rigorosamente controllato da noi. Tanto tempo si parla di ghost o quiet in due accezioni simili, luxury. Voi senz'altro lo interpretate al meglio, anche se ormai, anche se quest'anno c'è qualche, diciamo, qualche eccezione. È una borsa che si mantiene volutamente understatement come tipo di citazione del logo, oltre al materiale chiaramente Sì. preziosissimo, che quello è la sua firma distintiva. Sì, certo, ovviamente già solamente noi siamo favoriti da questa cosa perché usando un materiale così prezioso come le pelli di coccodrillo abbiamo un segmento ovviamente molto molto alto. Quest'anno abbiamo deciso con questa primavera estate di diversificare un po' il design e di entrare un po' più nel fashion. Starting to believe there could be something, something better than I've ever known. Ispirandovi
ispirandovi un po' anche alla località fashion per eccellenza che è Portofino. L'Arcadia Fashion è l'icona dello stile di vita italiano. Sì, assolutamente, l'ispirazione quest'anno sono andato a prenderlo proprio sul campo, come si dice. Mi sono soffermato molto sull'architettura delle case che si affacciano sulla piazzetta di Portofino e ho notato che era un'architettura semplicissima, veramente semplicissima, con dei colori pastello a caso. Allora ho detto, ma facciamo allora una collezione semplice e semplice, che per me nella moda vuol dire eleganza, e credo che sia venuta fuori proprio una collezione semplice ma molto elegante. Riccardo Bracciolini, che piacere incontrarti in occasione di questa Fashion Week milanese, con alle nostre spalle un fitto, densissimo archivio, un pezzo di storia. Sì. Che pensa, Gherardini è del 1885, abbiamo in archivio le borse Charleston, abbiamo in archivio una borsa di Wally Simpson, abbiamo in archivio i portafogli che usava Alberto Sordi. È l'unico marchio di borse così vecchio, non esiste nessun marchio che ha 140 anni che fa le borse. Quindi cosa faremo noi è lo, diciamo, modernizziamo dove dobbiamo, perché ovviamente le tecniche di lavorazione eccetera, ma noi come famiglia facciamo le borse da tutta la vita, quindi è solo una passione, un gioco. Questo, Riccardo, è un prodotto italiano, un'eccellenza made in Italy. Ecco, quanto ti chiedo, quanto oggi è sfidante per voi riuscire a mantenere quello che è un autentico made in Italy? Qual è il percepito di quello che dovrebbe essere il brand, che era fino a un po' di anni fa il brand più potente al mondo, il made in Italy? Ma senti, allora, noi facciamo solo produzione italiana e siamo anche orgogliosi di fare la produzione italiana. Non è importante in questo momento quanto vendiamo, ma è la prospettiva che abbiamo, perché se dobbiamo rincorrere sempre il fatturato domani mattina è ovvio che dobbiamo fare dei compromessi che non vogliamo fare. Cioè, vogliamo, per carità, dobbiamo fatturare, non è che siamo sulla luna, però lo vogliamo fare magari anche più piano, avere un andamento più lento forse, però fare le cose bene, perché secondo me fare le cose bene paga sempre. In Italy più che made in Italy, quindi made in Tuscany. Esatto. Grazie mille, Riccardo. Un piacere. E vi auguriamo altrettanti anni di storia. Grazie. Casadei, che piacere rincontrarci in occasione di questa nuova collezione, per una nuova stagione, nuova location. Raccontaci un po'. Siamo a casa Casadei, quindi abbiamo aperto le porte del nostro nuovo showroom e siamo felici di presentarlo contestualmente alla nostra nuova collezione. Quest'anno,
cosa avete preso ispirazione, come avete anche declinato la collezione dalla flat al tacco, perché poi voi siete sempre molto trasversali, raccontate ogni momento e ogni occasione in una calzatura diversa. Sai sempre tutto, quindi mi anticipi, però sicuramente abbiamo degli elementi identificativi come ad esempio la perla, che è un gioiello che viene tramandato, no? Di generazione in generazione, che abbiamo abbinato alla calzatura perché anche la calzatura ha questo aspetto generazionale, dove il primo approccio al mondo della calzatura ce l'hai attraverso l'armadio della mamma tendenzialmente, quindi questo binomio viene portato avanti all'interno della collezione. Ci sono assolutamente capacità manifatturiera in tacchi con tutte lavorazioni dipinte a mano, quindi uniche nel loro genere, pezzi d'archivio che vengono presi e rimodernizzati a seconda di quelle che sono le declinazioni contemporanee, su cui noi puntiamo molto. La componente artigianale è sempre un fiore all'occhiello, un elemento distintivo della vostra calzatura, lo raccontiamo ogni anno, però raccontiamolo ancora, quanti passaggi ci sono per arrivare al piede finale, al piede della consumatrice finale, e quanto ancora pesa oggi l'artigianato in una scarpa Casadei, indossare proprio l'artigianato. Noi da 58 ad oggi continuiamo a credere nel Made in Italy, siamo un'azienda 100% Made in Italy, e questo sicuramente a nostro modo di vedere è il valore aggiunto che poi distingue le nostre calzature nella ricerca, nel design, nell'utilizzo dei materiali e dei colori. Arianna Casadei, grazie.